Ciao a tutti, benvenuti. Oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale. Ti ricordo che puoi vedere il video sia del tuo segno zodiacale, sia quello per il tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna. Questo per avere una previsione molto più accurata per la tua settimana. Ti lascio al video, buona visione. Ciao pesci, benvenuto. Andiamo a vedere l'oroscopo settimanale per il tuo segno zodiacale. Vediamo cosa accadrà al segno dei pesci. Allora, qui astrologicamente parlando vedo un transito molto, oddio, più di uno, però quello che più mi colpisce è la fine della opposizione di Venere al tuo sole. Quindi Venere dal segno a te nemico, opposto, no? Che fa i cozzi, diciamo, con il tuo segno, se ne va ed entra nel segno della bilancia, un segno più neutro per te. Quindi già solo questo passaggio dovrebbe alleggerirti molto, dovrebbe portare molta più tranquillità. Se avevi problemi di cuore, sicuramente si potrebbero risolvere e bla bla bla. Diciamo che il cielo, insomma, si schiarisce dalle nuvole, diciamo così, che c'erano. Tornerà senz'altro il sole, smetterà di piovere. Vediamo i tarocchi cosa dicono. Qual è la situazione presente? Da che situazione si parte per il segno dei pesci? Ok? Quali saranno gli ostacoli, le difficoltà per i pesci? E l'evoluzione? Vediamo cosa è che sta per accadere quindi. L'evoluzione di questa situazione qual è? Come si evolverà dunque questa situazione? Quale sarà l'esito per la settimana? 240 carte, troppe per i miei gusti, queste sono proprio troppe. Allora, qui sicuramente, guarda, praticamente posso parlare 3 ore, ma il succo qual è? Qui c'è una novità che arriva, guardate com'è bello quest'asso di denari. Quindi senz'altro qui arriva la notizia che stavamo aspettando. Sicuramente qui il pesciolino, questa Venere in Vergine l'ha sentita molto, qui il cuore, insomma, il cuore duole, come si dice, però, qui c'è una notizia che noi stavamo aspettando. Guarda, qui c'è anche un cavaliere che arriva, eh? Quindi se aspettavate questo cavaliere, questo potrebbe arrivare, ma qui ci potrebbe essere anche una notizia di lavoro che stavate aspettando, di lavoro, ci vedo del denaro arrivare, ma anche special modo una notizia affettiva che stavate aspettando da tempo e che tanto mal di cuore vi ha dato. Qui c'era stato un allontanamento, comunque diciamo una mancanza di comunicazione che vi ha molto stressato. Cioè qui il diavolo fa vedere insomma una persona, cioè te, molto magari con il pensiero fisso, diciamo così, no? Poi questo 9 di spade, insomma, su un pensiero fisso, su una situazione che ti ha fatto proprio stare in ansia, attacchi di panico, insomma, chi più ne ha più ne metta. Qui io vedo che la situazione dovrebbe andare a risolversi. Qui vedo il ritornare, diciamo così, di un certo equilibrio. C'è ancora questo nervosismo sicuramente, però piano piano dovrebbe andare a sciogliersi, diciamo così, durante la settimana. Vediamo anche l'oracolo che dice, poi vi aggiungo, con i tarocchi. Per i pesci, cosa accadrà? Guarda la contentezza. Che vedo anche qui c'è proprio la contentezza, la gioia, l'allegria, la felicità. Quindi qui si celebra qualcosa, vedi? La gioia. Quindi senz'altro qui posso proprio riassumere già con queste parole. Qui si arriva a un qualcosa che ci farà molto felici, ma un qualcosa che proprio
ci ha fatto, come posso dire, ci ha creato molta, molta, molta angoscia nei giorni precedenti. Vediamo. La contentezza. E la calma, vedi? Quindi con la calma si ottiene tutto. E questa contentezza, questa gioia che senz'altro ti arriva durante questa settimana, ti farà ritrovare anche la calma. Insomma, questo diavoletto che è tanto nervoso, tanta rabbia, nervosismo, stress, agitazione ti ha creato e ti sta creando, dovrebbe insomma andare a farsi benedire, lasciare il posto, diciamo così, alla calma, alla gioia, all'allegria. Insomma, qui c'è una novità che entra, che ti riporta alla calma, alla contentezza, ok? Vediamo i segni zodiacali per i pesci. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il pesci durante la settimana? Vediamo. Con un cancro, ascendente cancro, eccetera. Con i gemelli. Con lo scorpione. Con la vergine. Con i pesci stessi, con l'ariete e con lo scorpione viene riconfermato. Ariete, scorpione, cancro, pesci, gemelli, vergine. Va bene? Questi sono i segni più evidenti che escono in fuori. Quindi dimmi se ti richiamano qualcuno, chi ti richiamano e la situazione naturalmente che stai vivendo. Dammi riscontro, io ti leggo giù nei commenti. Qui c'è proprio un liberarsi, diciamo così, di qualcosa che ti ha dato molta molta angoscia, agitazione, insomma potrebbe anche essere non solo una situazione, anche una notizia, una novità che arriva e vieni a sapere, diciamo, ok, che può riguardare la tua famiglia, in particolar modo la madre, la sorella, bla bla bla, ma non è detto sia solo quello naturalmente, ecco, che ti toglie, diciamo così, tutta questa angoscia, tutta questa ansia. Diciamo che la settimana si apre in un modo per poi finire in un altro. Qui c'è anche un bellissimo asso di denari, guarda quanto è bello e positivo naturalmente, che arriva your way, comes your way, ok? Arriva dalle tue parti, quindi bello, bello, bello. Fammi sapere naturalmente nei commenti perché io ti leggo, va bene, caro pesciolino? Ti ringrazio per essere stato qui con me e ti aspetto naturalmente al prossimo video. Ciao, a presto!